Riprendiamo i lavori. Siamo al settimo punto all'ordine del giorno. Questo punto comprende due cose abbastanza importanti per il circondario Empolese Valderso. La discussione sul trasporto pubblico locale e una discussione sulle infrastrutture dell'area. Io tratterei separatamente i due argomenti, chiedendo al sindaco delegato di fare una prima relazione sul trasporto pubblico e poi successivamente una relazione sulle infrastrutture. Intervallate dal dibattito. Sì, certamente. Intervallate dal dibattito. Sul trasporto pubblico locale, come voi tutti sapete, il 31 marzo scade il vecchio contratto di servizio, quello che ha caratterizzato gli ultimi 5 anni. L'ente ha già fatto il bando per la manifestazione di interesse, tra qualche tempo ci sarà la gara vera e propria. Quindi qui l'Assemblea ha un obbligo importante che mi preme sottolineare ed evidenziare, cioè quello di dare alla Giunta gli indirizzi politici per i prossimi 5 anni sull'espletamento del servizio. Do la parola al sindaco delegato Dario Parrini. Grazie Presidente, io cercherò di essere il più breve possibile, la materia è però molto vasta, parlerò contemporaneamente del trasporto pubblico locale su gomma e di quello su ferro e più di quello su gomma che di quello su ferro, perché mentre sul TPL su gomma noi abbiamo competenze dirette di gestione e di pianificazione, sul TPL su ferro le nostre competenze sono più indirette, anche se il coinvolgimento è altrettanto significativo. Il Presidente Torchia ha già ricordato che la procedura per l'affidamento del servizio per il quinquennio 2010-2015 è già iniziata. Noi prevediamo che le offerte dei soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara saranno recapitate al circondario entro la metà del mese di giugno e che si potrà partire con il nuovo servizio nel mese di settembre. Giova specificare che il trasporto pubblico locale è la competenza del circondario economicamente più significativa, perché il valore del servizio è di circa 4,2 milioni l'anno per 5 anni, quindi è una gara molto importante, molto consistente. Insieme alla formazione, il trasporto pubblico locale è una delega che il circondario esercita per attribuzione diretta della regione e che quindi esercita allo stesso titolo di una provincia. Noi veniamo dal quinquennio 2005-2010 in cui sono stati fatti passi importanti e rispetto al quale siamo in grado di tracciare un bilancio positivo. Credo non sfugga a nessuno l'importanza della materia, perché avere un buon trasporto pubblico locale significa lavorare per decongestionare il traffico sulle nostre strade, per ridurre le emissioni inquinanti, per migliorare la sicurezza stradale e in generale la qualità della vita di tutti i cittadini. Io credo che in un'esposizione che deve essere per forza sintetica si possano toccare alcuni punti qualificanti del modo col quale noi abbiamo pensato di gestire il servizio, dicendo innanzitutto che nel predisporre gli elaborati per raccogliere le offerte dei potenziali interessati all'aggiudicazione di questo servizio abbiamo avuto cura di definire una serie di obblighi, una serie di prescrizioni da rispettare che fossero tali da indurre i concorrenti a lavorare con serietà su un piano
di servizi e su un progetto industriale serio e qualificato, perché credo che in primo luogo si debba affermare il principio che non può essere considerato il costo e l'entità del trasferimento l'unica variabile attorno alla quale il servizio si organizza e la competitività di ogni singolo concorrente si esprime. Sapete che in questo campo è molto importante riuscire ad avere un collegamento funzionale tra i vari mezzi di TPL, e questo è vero in particolare per il collegamento tra le linee di bus e le linee ferroviarie. Sapete, se non lo sapete, mi soffermo brevemente su questo punto, anche per fare una rapida incursione sulla materia del TPR su ferro, che si sono fatti in questo quinquennio progressi davvero straordinari per i collegamenti ferroviari in questa zona. Empoli è diventata saldamente una delle centrali del trasporto ferroviario in Toscana, e soprattutto grazie al memorario siamo riusciti a migliorare qualità e quantità dei servizi e dei collegamenti, soprattutto verso il capoluogo di provincia, cosa che ha dato luogo anche a un incremento consistente dell'utenza che per i suoi spostamenti a Firenze ha deciso di avvalersi del treno. Questo ovviamente non fa altro che enfatizzare l'esigenza di avere buoni collegamenti tra i bus e le stazioni ferroviarie, e di avere presso le stazioni ferroviarie una dotazione adeguata di parcheggi. Da questo punto di vista, ovviamente, io ammetto che si può sempre fare meglio, però la situazione nel circondario Empolese Valdelsa, questo ci dicono tutti i raffronti provinciali, interprovinciali e anche di livello interregionale, noi non siamo messi male. Ecco, presso le principali stazioni ferroviarie del nostro circondario, Castelfiorentino, Empoli, Montelupo, esiste una dotazione adeguata di posti auto, tutte le linee del bus sono ormai sincronizzate dal punto di vista degli orari con gli orari dei principali collegamenti ferroviari, e pensiamo che ci siamo messi in grado di trarre frutti positivi dalla connessione tra gomma e rotaia. Si sono anche in questi anni, e vogliamo potenziare gli interventi in questo campo, potenziati gli esperimenti innovativi sia sull'organizzazione della rete, e mi riferisco a una continua analisi della situazione dei servizi che il nostro ufficio trasporti, nostro del circondario Empolese Valdelsa, ha condotto, sia come capacità innovativa nel campo dei servizi sostitutivi. Per esempio, è stato fatto un buon lavoro sui servizi sostitutivi a chiamata, e io penso che nel futuro questo tipo di lavoro dovrà essere fatto ancor più, perché, e questo è il dato politico fondamentale da tenere tutti presente, ci muoviamo sulla gomma, sul TPL su gomma, in un settore nel quale le risorse sono statiche in valore assoluto, perché da molti anni mancano finanziamenti statali adeguati. Questo è un settore nel quale, per esempio, il cruciale obiettivo del rinnovo del parco mezzi, per avere mezzi meno inquinanti, per avere mezzi accessibili ai disabili, è una competenza prettamente statale. Gli ultimi finanziamenti per questo tipo di interventi sul trasporto pubblico locale su gomma datano dall'anno 2000, quindi scontiamo 10 anni di assenza di finanziamenti specifici, e questo si riflette su un parco mezzi che è forse l'elemento più carente del nostro sistema di trasporto pubblico locale, nostro non soltanto dell'Empolese Valdelsa, del sistema dei trasporti pubblici locali in generale nel nostro paese.
Parlando di esperimenti innovativi, credo valga la pena soffermarsi sul grande lavoro che è stato fatto dal nostro ufficio trasporti in collaborazione con il Comune di Empoli per organizzare al meglio la maglia dei servizi attorno alla stazione ferroviaria di Empoli, soprattutto dopo l'apertura del nuovo ospedale. L'apertura del nuovo ospedale con la conseguente azione di depotenziamento di due plessi del nostro